Rieccoci pronti per ripartire, sempre in diretta qui sulle fonti TV e 9.35 per chi ci segue live per raccontarvi appunto l'apertura dei mercati e non soltanto. Come detto, adesso vorremmo provare a concentrarci su quello che accade sul fronte delle materie prime, un focus che ci aiuta anche un po' a provare a capire quale sarà la direzione per questo 2021 su diversi fronti. Ovviamente c'è il prezzo del petrolio che sta salendo, c'è l'oro che viene dato comunque con il cui prezzo viene dato comunque al rialzo per questo 2021, anche se in questi giorni, in questo primo periodo dell'anno, al momento è come se, citando un film, insomma, ore 10 calma, calma piatta, ore 1850 calma piatta, dato che il prezzo dell'oro si attesta attorno a questa cifra. Poi ovviamente ci sono anche gli agricoli, ci sono anche gli industriali che avranno sicuramente un ruolo chiave in quello che dovrebbe essere l'anno del tentativo di ripresa post-Covid, posto che il Covid è ancora al centro del nostro quotidiano, sia a livello appunto di routine della singola persona, sia appunto a livello economico. Quindi sicuramente è un argomento importante e interessante. Lo facciamo con sostanzialmente due dei nostri analisti di riferimento. Il primo è già in collegamento con noi e lo saluto, Carlo Vallotto, metalli-preziosi.it, per seguire da vicino le sue attività, ovviamente. Ciao Giancarlo, ben trovato. Ciao Giacomo, ben ritrovato a te e grazie per l'invito di oggi. Allora, per diciamo così apparecchiare la tavola, io ti chiederei una piccola domanda, poi ovviamente ci torneremo anche con l'aiuto del secondo ospite che raggiungeremo tra poco, però insomma, è abbastanza interessante notare come il prezzo del petrolio stia continuando a salire. Oggi siamo a più 0,96%, abbiamo superato i 53, siamo a 53,5. Ovviamente alla base, e qui correggimi se sbaglio, quantomeno insomma poi lascio a te la parola, però le decisioni dell'OPEC del taglio alla produzione, c'è meno petrolio, quindi inevitabilmente costa un po' di più, sta andando in qualche modo a equilibrare la scarsità della richiesta, insomma inevitabile dato che i trasporti non sono minimamente vicini ai livelli pre-Covid. Bisognerà capire quanto c'è ancora spazio per salire e quanto appunto peseranno ulteriori decisioni da parte dell'OPEC che al momento stanno veicolando appunto il prezzo del petrolio verso l'alto sostanzialmente. Scusami, Carlo. Sì, si fa facile scambiare il nome, siamo molto simili come nome. È facile in questo momento vedere un pochino il petrolio ancora in fase di crescita. Per quale motivo? Perché diciamo che la situazione domanda-offerta implica di meno, ha minori implicazioni in questo istante, o meglio ancora l'effettiva domanda-offerta, minori effettive implicazioni sul prezzo, quanto piuttosto, diciamo, la speranza degli investitori e la speranza naturalmente di tutti noi. Chiaramente ricordiamoci che dietro al prezzo ci sono delle persone, ci siamo noi, ci sono gli investitori, insomma, di grandi banche d'affari. La speranza che ci sia una efficacia sul vaccino e quindi ci sia una diminuzione dei casi di contagio e naturalmente tutto questo possa fare in qualche modo ripartire l'economia, il motore dell'economia, insomma, e sappiamo che l'economia funziona non certo perché stiamo a casa e non fa niente, ma funziona proprio perché, insomma, cioè, ci muoviamo, andiamo in giro, c'è tutto un meccanismo, insomma, dietro. Chiaramente il settore aereo è uno tra i più colpiti, oltre che la ristorazione e tutta la nostra vita sociale. Il settore aereo che anche nelle ultime giornate ha visto un blocco da parte dell'Inghilterra, da parte di Boris Johnson, del corridoio aereo proprio con l'Europa e con altri paesi, proprio per cercare in qualche modo il più possibile di limitare insomma, la diffusione di questa pandemia, diciamo peste del 2020, purtroppo chiamiamola anche così. Il problema appunto è proprio questo settore qui. Quindi abbiamo visto sì la diminuzione la scorsa settimana, i dati
dati sulle estrazioni di petrolio e sulle scorte di petrolio che sono state in diminuzione, però hanno influenzato, diciamo, la volatilità per quanto riguarda i prezzi proprio specifici del petrolio, però naturalmente è chiaro che in questo momento c'è proprio questa speranza che ci sia, che non ha nulla a che vedere con il nostro ministro, però c'è questa, diciamo, attesa e appunto speranza che ci sia appunto questa efficacia del vaccino che ci possa in qualche modo far non, diciamo, non ritornare alla vita di prima, però insomma in qualche modo ricominciare una vita anche sociale. E tutto questo discorso diciamo non vale soltanto per il petrolio, ma per tutte le commodity: il cacao, il caffè, lo zucchero, tutte queste, diciamo, tutte queste commodity. Magari poi vedremo un pochino più nello specifico. Questo per quanto riguarda nello specifico il petrolio, abbiamo visto che dal punto di vista tecnico la tenuta del livello di 51 dollari e 50, 51,70 nello specifico, c'è stato anche il cambio di contratto in questi giorni, sta, diciamo, fornendo un ulteriore input alle posizioni rialziste, oltre al fatto anche che l'impegno da parte degli investitori proprio sul commitment of trader, il COT, il famoso COT, ha visto un incremento delle posizioni lunghe. Quindi ecco, le grandi banche d'affari, i grandi investitori scommettono, scommettono un po' più sulla ripresa del petrolio e diciamo, ecco, proprio facendo un'analisi specifica. Come siamo abituati a fare, naturalmente la fascia di prezzo tra i 55 e i 60-62 dollari è una fascia importantissima, quindi diciamo che possono esserci, diciamo, degli arrivi intorno all'area dei 60 dollari, però ecco qui bloccarsi nuovamente come ha fatto durante tutto il 2018, il 2019, insomma, dove c'è stata tutta questa zona qui. Il discorso sarebbe molto lungo, anche perché qui appunto entrano in gioco le forze, diciamo, i punti di estrazione in America, lo shale oil, che vanno in break even proprio in questi livelli di prezzo qua. E poi c'è anche da considerare le nuove strategie di Joe Biden, ovviamente, che sarebbe molto propenso verso il green. Vedremo come Assolutamente. queste eventuali, probabili, insomma, provvedimenti andranno a impattare, insomma, sulle grandi compagnie petrolifere che hanno già ribadito più volte di voler assecondare questa, no, non dico rotazione, ma questa rivoluzione energetica. Ma ovviamente servirà tempo, servirà comunque tempo e quindi anche denaro, come si tende a dire solitamente. Peraltro io ti seguivo attraverso un grafico settimanale, proprio perché oggi vorremmo fare, insomma, un discorso un po' più ampio, senza stare a guardare magari le varie strategie intraday, eccetera, eccetera. E guardando il grafico settimanale del petrolio, sicuramente nel breve c'è il trend rialzista iniziato da quella spike super negativa, super mega wow, diciamo così, sotto lo zero. Ma se andiamo più indietro, ovvio che si arriva da prezzi che doppiano, se non di più, quelli attuali, insomma, dai 120, dai 110, 120 del 2011. Ma anche guardando al 2018 eravamo a quota 80, quota 70-80. E quindi, se vogliamo guardare dal punto di vista appunto veramente grafico, è più un trend ribassista quello che si vede nel lungo periodo. Nel breve è ovvio che, insomma, il prezzo sta risalendo. In attesa di recuperare, o meglio, di collegarci appunto anche con Giancarlo Dall'Aglio, con l'aiuto della regia, io mostro anche il sito Metalli Preziosi. Lo facciamo vedere raramente, caro Carlo, e colgo l'occasione per poterlo fare. Insomma, questa è la home page dove ci sono tutte, insomma, le informazioni che riguardano le materie prime, e non soltanto. Ci si collega anche a argomenti di più stretta attualità come Brexit e servizi finanziari. Questa è una notizia, è un argomento interessante che magari più avanti nei prossimi giorni andremo ad approfondire, perché Londra e soprattutto servizi finanziari occupano l'80% del PIL, e su questo fronte non c'è un accordo preciso tra Unione Europea e Londra, non ancora. Quindi a oggi potrebbe esserci un hard Brexit su questo fronte. Insomma, Londra rischierebbe di perdere parecchio dal punto di vista del PIL se i servizi finanziari dovessero venir meno, anche perché si tratta soprattutto di servizi che vengono esportati nell'Unione Europea. E se non ben, e se l'Unione Europea smette di comprare, perché da oggi dovrebbero costare di più, è ovvio che si andrebbe a creare un problema. E poi,
andando, scrollando insomma sul sito, abbiamo petrolio OPEC, previsti altri tagli. Questo è l'altro lato della medaglia. Insomma, con Carlo abbiamo spiegato come appunto l'andamento del prezzo del petrolio sicuramente adesso aspetta un po' la situazione per quanto concerne i vaccini, ma poi ci sono anche i produttori del petrolio che ovviamente devono valutare il da farsi sul taglio alla produzione o sull'aumento della produzione. Attualmente riporta appunto l'approfondimento su metalli preziosi, si parla di come ci sia stata una frenata della produzione, 7,7 milioni di barili al giorno, in calo da 9,7 milioni di barili. E allora abbiamo qui con noi anche Giancarlo Dall'Aglio, commodities trading.it. Giancarlo, grazie per essere qui con noi, un saluto a te anche da parte di Carlo Vallotto, già in collegamento con noi. Ciao Giancarlo. Buongiorno Giacomo, un saluto a Carlo e buongiorno ai telespettatori. Ciao Giancarlo, anche da parte mia naturalmente, come ha detto Giacomo. Giancarlo, abbiamo iniziato la conversazione partendo dal petrolio, ovviamente con Carlo che insomma ci ha dato la sua view, soprattutto focalizzandosi sulle attese per quanto riguarda i vaccini, per quanto riguarda il ritorno, che al momento evidentemente è ancora lontano, ma della normalità dal punto di vista del quotidiano, ma anche dal punto di vista delle varie economie. È ovvio che insomma questi sono alcuni dei fattori che determineranno il prezzo del petrolio, oltre ai quali ci saranno le nuove strategie di Joe Biden, che tendono verso il verde, come ben sai, e anche le eventuali decisioni dell'OPEC, che insomma alla fine ogni incontro sembra quasi che debbano rompere, debbano, insomma, emerga l'espressione basta, con te non gioco più, ma poi alla fine più o meno ognuno fa quel che gli pare e alla fine la tenuta dell'organizzazione rimane. L'ultima decisione è stato un taglio della produzione e questo ha portato al rialzo del prezzo del petrolio. Giancarlo? Sì, in realtà avete centrato, credo, perfettamente i temi, partendo dall'ultimo tema che hai sottolineato, cioè l'OPEC. L'Arabia Saudita ha dovuto accettare un grande compromesso, e cioè tagliare la produzione, accettare che altri paesi OPEC minori non tagliassero. In realtà sappiamo molto bene, guardando i dati, che ogni volta che si prende una decisione all'interno dell'OPEC, solo l'Arabia Saudita poi rispetta perfettamente questi patti. Ci sono altri stati che invece tendono a produrre di più rispetto a quanto stabilito, ma ha chiuso un occhio anche su questo e ha accettato anche un lieve aumento della produzione da parte della Russia e del Kazakistan, per esempio. Quindi insomma l'Arabia Saudita ha fatto una scelta che deriva dall'esperienza cattiva di quanto subito dal ribasso feroce dei prezzi del 2014, non dimentichiamolo. Lì l'Arabia Saudita si impuntò, decise di non tagliare la produzione e il prezzo crollò sotto il famoso supporto 75-72, sopra cui poi i prezzi non sono più andati. In realtà il petrolio sta scontando la normalità da mesi. Il mercato sappiamo che guarda sempre avanti. Però attenzione, perché anche ieri gli operatori sul greggio, probabilmente guardando anche il rialzo del mercato azionario, hanno trascurato completamente un report dell'EIA, del Dipartimento per l'Energia americano, che sottolinea come le previsioni di domanda per il 2021 siano state riviste al ribasso anziché al rialzo. Quindi a mio avviso c'è eccessivo ottimismo sul petrolio, anche perché il discorso della transizione green non riguarda solo le politiche di Biden, ma addirittura anche la Cina si sta adeguando, ovviamente per interessi interni, favorendo le centrali alimentate a gas naturale piuttosto che quelle tradizionali che impiegano invece il combustibile fossile più inquinante, quindi il petrolio. 10 milioni di famiglie cinesi oggi hanno elettricità, riscaldamento grazie alle nuove centrali alimentate proprio a gas, e tra l'altro il prezzo del gas naturale interno alla Cina sul mercato asiatico è ai massimi assoluti. Gli analisti parlano, pardon, avevo lasciato la suoneria alzata. Ti cercano, scusate. Giancarlo, ti cercano. Sì, erano notizie proprio dall'Oriente. Ah, fantastico. No, dicevo, quindi la Cina
vede i suoi prezzi ai massimi, molti analisti attribuiscono questo forte rialzo anche alle condizioni climatiche molto avverse in Cina, in India, freddo molto intenso, cosa che invece manca dall'altro lato dell'oceano e manca anche in Europa, perché in realtà stiamo avendo sia qui ma soprattutto negli Stati Uniti un inverno piuttosto mite. Quindi, tornando al petrolio e concludendo, mood chiaramente rialzista, positivo, però attenzione perché siamo già ampiamente sopra i $50 e non ci sono ancora le condizioni di domanda che possano garantire la tenuta di questi prezzi o prezzi addirittura superiori durante il corso del 2021. Tra l'altro avremmo anche un fattore di stagionalità positivo a partire da adesso fino all'estate, perché si va verso la driving season, però sappiamo anche che insomma il problema della questione sanitaria ha creato disfunzionalità su tutti i fronti per tutto il 2020 e sicuramente ne creerà anche nel 2021. È anche vero, e questo è un fattore positivo, che non ci sono più negli Stati Uniti, nonostante si parli di picco attuale dei contagi assoluto, non ci sono però più gli stati che fanno lockdown e che sappiamo lo facevano soprattutto per questioni politiche, bloccando produzioni ed aziende per sfavorire la rielezione di Trump, e naturalmente si trattava di stati a guida democratica. Quindi la questione politica all'interno della questione sanitaria non è un fatto puramente nostrano, ma è evidentemente un fatto globale. Carlo, sei d'accordo diciamo sul giudizio che ha dato Giancarlo, cioè il prezzo del petrolio tende a crescere un po' tanto, qui parafrasando molto, insomma sintetizzando molto il pensiero di Giancarlo, e io personalmente mi sono, diciamo, ho omesso un altro dei fattori importanti sul prezzo del petrolio, ma che poi andrà a impattare anche su quello dell'oro che tra poco affrontiamo, e anche del resto delle commodities, e cioè dell'oscillazione del dollaro, che al momento viene percepito debole, forse meno forte di una volta. Dietro il dollaro ovviamente ci sono le decisioni della Fed, che al momento sembra assolutamente a disposizione del mercato, no? Insomma, faremo quanto necessario per sostenere il mercato, e da qui poi ovviamente a catena il dollaro e il rendimento dei titoli di Stato, eccetera eccetera. Quindi il petrolio, insomma, ovviamente è soggetto anche a questo fattore. Mi domando quanto dipenderà appunto dall'oscillazione del dollaro. Carlo. Concordo, sì, nel senso che diciamo che è un po' da tempo che io diciamo che ho la sensazione, non soltanto una sensazione naturalmente, che i prezzi siano esageratamente alti, nel senso che diciamo tendenzialmente non c'è una motivazione particolare per cui debbano crescere. Io quello che penso è diciamo il fatto che un po' si voglia ritornare allo status quo precedente, ovvero all'inizio del 2020, quando ci fu l'iniziale battaglia, guerra dei prezzi tra la Russia e l'Arabia Saudita, e quindi all'epoca il petrolio quotava, WTI quotava intorno ai $55. Io credo che sostanzialmente, diciamo, che gli investitori vogliano in qualche modo ripartire da questa situazione qui, anche perché si contano a centinaia, insomma, i fallimenti delle industrie di shale oil americano, quindi questo ha sicuramente portato minore afflusso di petrolio al mercato. Però, come dicevamo prima, sicuramente ciò che impatta insomma i prezzi, soprattutto nelle commodity, o meglio ancora di più nelle commodity, è proprio il fattore domanda-offerta che in questo momento vacilla molto, si basa molto sulla speranza. Quindi io credo che in questo momento il petrolio sia comunque esageratamente in qualche modo, probabilmente i prezzi sono non voglio dire adeguati, però hanno corso troppo, insomma, un po' gonfiati, un po' gonfiati, sì.
Allora, sul dollaro io direi che possiamo fare un ragionamento analogo, Giancarlo, per quanto concerne appunto il metallo prezioso per eccellenza che è l'oro. 1855 dollari più o meno l'oncia, più o meno si sta navigando su questi valori. Nell'ultimo anno l'oro ha guadagnato anno nel senso negli ultimi 12 mesi più 16%, nel 2021 finora ha perso il 2,2%. L'idea degli analisti è che comunque sia destinato il prezzo dell'oro ad aumentare e a riportarsi sopra i 2000. Poi ovviamente c'è chi fa le proprie previsioni, c'è chi dice 2100, c'è chi dice 2000 e 2005, eccetera, eccetera. Al momento segnali dal metallo prezioso non ne arrivano sostanzialmente. Questo perché fa parte di quella rotazione generale, insomma, da parte degli investitori a fronte di un periodo sicuramente inedito come lo è quello che stiamo vivendo. C'è dell'altro, insomma, la tua view da questo punto di vista qual è? L'oro è stato per molti mesi correlatissimo al dollaro americano, tant'è che insomma assistevamo a movimenti che portavano i prezzi all'unisono a salire o a scendere, naturalmente con una correlazione inversa. Ultimamente gli operatori sul metallo giallo credo che si stiano concentrando di più su altri elementi, per esempio la possibilità che negli Stati Uniti ci siano segnali importanti di inflazione vista la diluizione della moneta attraverso i tanti interventi della Banca Centrale e anche del governo e attraverso anche i prossimi interventi che verranno, che ovviamente sono scontati, si tratta solo di stabilire le cifre, ma tra poco il Congresso americano inonderà di nuovo di dollari il sistema che tenderà ad avere una velocità della circolazione della moneta maggiore proprio perché si mettono soldi nelle tasche dei cittadini e quindi non solo direttamente nel sistema bancario. Detto questo, c'è stata una liquidazione di posizioni importante, per esempio il primo venerdì del mese, quando ci sono stati i dati sul lavoro che sono risultati peggiori rispetto alle previsioni. Si attendevano, lo ricordiamo, più 71.000 buste paga ed è arrivato un meno 140.000 con un tasso di disoccupazione lievemente in discesa, ma non si sono visti i segnali di inflazione, per esempio sui salari medio-orari, che normalmente appunto determinano un campanello d'allarme o comunque una tendenza in tal senso. Da lì, quel venerdì c'è stata una forte liquidazione e l'oro non ha ancora ripreso il suo movimento rialzista che comunque nel mese di dicembre c'era stato dopo i minimi intorno a 1770-1760. Mi piacerebbe vedere prezzi dell'oro più bassi per assumere un posizionamento rialzista. Sono dell'opinione che sia molto più probabile vedere un oro sopra 2000 piuttosto che sotto 1700 durante il 2021, proprio perché questi segnali che al momento mancano concretamente, prima o poi arriveranno, cioè nel momento in cui i vaccini cominciano a funzionare seriamente e si comincia ad allentare la stretta dovuta alla questione sanitaria, è evidente che l'inflazione emergerà. C'è anche un altro fattore, quello dell'aumento dei tassi, che nelle ultime 2-3 settimane è stato visto sui titoli di Stato americani. E nonostante la Fed abbia rassicurato il mercato, e sappiamo che in questi casi lo fa, il mercato non è che si fida tanto, tant'è che insomma, nel momento in cui hanno cominciato ad aumentare i tassi, sono cominciati ad arrivare anche dubbi, rispetto al trend del mercato azionario e alla possibilità di un passaggio da asset come l'oro al reddito fisso. Visto che, insomma, se comincia a esserci un rendimento, potrebbe esserci un interesse degli investitori, oltre che difficoltà di alimentare i finanziamenti per le aziende americane, soprattutto quelle ad alta crescita. Quindi c'è un mix di situazioni. Powell ha parlato la scorsa settimana, ha tranquillizzato ovviamente il mercato con un atteggiamento molto dovish. Però attenzione perché non dimentichiamoci che anche nel 2007 la Fed tranquillizzò il mercato sulla bolla del mercato immobiliare e poi sappiamo tutti come è andata a finire con i CDO e tutti gli altri
titoli obbligazionari sull'immobiliare strutturati in maniera un po' strana, ed è un eufemismo, facendo appunto crollare il sistema e mettendolo a rischio. Quindi personalmente credo che bisognerà essere molto prudenti nelle prossime settimane, soprattutto per capire quale sarà appunto il catalizzatore sulle borse e il catalizzatore sul dollaro. Se borse continuano a salire e il dollaro continua a scendere, soprattutto questo secondo elemento importante, credo che potremo parlare di un nuovo superciclo rialzista per le commodity in generale, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E quindi anche una sorta di nuova estasi dell'oro, per fare una citazione che più o meno tutti conosciamo. Commodities trading.it, prima abbiamo fatto vedere il sito di riferimento di Carlo Vallotto, mostro anche la home page di commodities trading.it gestito da Giancarlo Dall'Aglio. Peraltro, insomma, in home page, petrolio, Joe Biden è pronto a iniziare la rottamazione. Il titolo ovviamente è molto forte, provocatorio, ma insomma dimostrazione che siamo più o meno sul pezzo. Carlo, restando sull'oro, aggiungendo un altro po' di temi sul tavolo. Giancarlo è stato chiaro nella sua esposizione. Sostanzialmente, dato che comunque, come ogni giorno, anche qui in redazione riceviamo domande sull'oro, quando conviene comprarlo, perché non sale, perché non scende. E soprattutto è una delle domande che arrivano con più frequenza. Possiamo ancora considerarlo un bene rifugio, il bene rifugio per eccellenza? Ovviamente poi ci sono gli altri, c'è il dollaro, c'è lo yen, c'è il franco svizzero. Per un po', insomma, l'abbiamo visto che è stato il bene rifugio quasi favorito, preferito da parte degli investitori. Anche in virtù del ragionamento che ha fatto Giancarlo, possiamo dire che lo è ancora, nonostante un comportamento anomalo, quantomeno non così da bene rifugio negli ultimi mesi che ha assunto appunto il metallo prezioso, il metallo giallo. L'oro, diciamo che in questo momento c'è stato, in questo momento nel senso Storico, storico, certo. c'è stato c'è stato una grandissima modifica per quanto riguarda proprio il settore complessivo proprio dei metalli preziosi. Nello specifico, se noi guardiamo l'oro, ad esempio, una correlazione che è saltata dopo un matrimonio molto lungo è la correlazione proprio con il petrolio, correlazione tendenzialmente positiva che ha avuto nel corso degli anni, diciamo nell'ultimo paio di anni. Questa correlazione non è più valida, addirittura è diventata inversa. Quindi cresce il petrolio e scende l'oro e viceversa. Insomma, una correlazione che è saltata, come è saltato quest'estate. Scusate, l'estate scorsa, la correlazione tra gli indici azionari e l'oro, vedevamo giorno per giorno salire gli indici, salire l'oro e viceversa. Quindi ecco, i conti non tornano, diciamo così, e in questo momento è probabile che, insomma, un po' il meccanismo della finanza debba un po' rimettersi in moto. Quello che è certo è che assolutamente l'oro non ha perso il suo status di bene rifugio, non lo perde e probabilmente non lo perderà mai, perché le caratteristiche proprio intrinseche dell'oro naturalmente fanno sì che questo sia considerato e a tutti gli effetti sia il bene rifugio, che comunque corrisponde e risponde a determinate situazioni di tensione nei mercati, quale aumento di inflazione o propensione o risk off, insomma, mancanza di propensione al rischio. Questo, ecco, per rispondere un po' alle domande. Quello che potremmo vedere è che un aumento dell'oro, ritorno in area 2000 dollari, addirittura stime di prezzo intorno ai 2500, 3000 dollari se ne leggono, soprattutto noi che seguiamo nello specifico questo settore. Ogni tanto troviamo chi addirittura spinge le quotazioni fino ai 5.000-10.000 dollari per oncia, ma non ci sono, diciamo che tendenzialmente non ci sarebbero problemi qualora addirittura si dovesse ipotizzare un ritorno, come si vociferava già lo scorso anno, già tante altre volte, al gold standard o similari, insomma, chiaramente per coprire la valuta per eccellenza come il dollaro. Naturalmente ci vorrebbero tante di quelle once d'oro che attualmente nel mercato non esistono e non ci sono, probabilmente
non ci saranno mai, insomma, il picco delle estrazioni minerarie, soprattutto in Sudafrica, è in fase di diminuzione, e quindi 3.500-4.000 difficilmente si raggiungerà le 4.000 tonnellate, e non credo che si raggiungeranno più. Quindi 3.500 resteranno il picco massimo, e da di lì, insomma, si scenderà. Quindi un metallo sempre più prezioso, un metallo che comunque quello che c'è resta, non, diciamo, difficilmente viene estratto, e questo, insomma, ci porta a pensare che comunque più che una discesa, appunto, diciamo che si propende per una crescita, naturalmente non domani mattina, però nel corso del tempo, naturalmente, il prezzo dell'oro avrà una ripercussione positiva.